All'ombra del Petruzzelli da qualche tempo vivono notte e giorno due persone, si chiamano Cosimo e Daniele. Hanno provato a cacciarli, tanta gente si è indignata, tanta gente si è chiesta come queste due persone potessero vivere all'esterno del teatro più bello della città. Ma chi sono Cosimo e Daniele? Andiamo a conoscerli. Riposiamo un po'. Riposate un po'. Chiacchieriamo. Non dormiamo. Lui sussando si è esaminato, ma ha fatto la nasaretta. C'è documento. No, ragazzi, non vi stiamo controllando, Volevamo. Voi vi fermate qui anche di notte, vero? No, dormite qua? Di notte no, c'è una casa. Hai una casa? Dove sì. Ce l'hai la casa? In via Comez. Vicino al Policlinico. Siete italiani? Sì, io barese. Tu sei di Bari? Sì, ma non vivo la città. No. Perché sono depresso. Quando sei finito? No, ma stare per strada, stare per casa, scusa se ti faccio questa affermazione, secondo me è la stessa cosa se vivi la depressione. Come ti chiami, scusa? Antonio, sono io. Tu Cosimo, Cosimo, piacere, molto, molto piacere. E quindi non fa differenza? Bene, sì, mi hai tolto la parola un po'. Ma tu sei sotto cura, no? Io prendo delle terapie, sì. Come trascorri la tua giornata? Un po' ho conosciuto questo ragazzo che per me rappresenta una compagnia. Sì, abbiamo capito che sei regolare. Aspetto. Ma non hai una famiglia? Io ho una madre, sì, ho una famiglia, sì. Li incontri, li vedi o... No, dormo a casa con lei. Vai comunque a casa. Con la mamma. E cosa ti ha portato? Ho perso il papà. Hai perso il papà. E ho preso un trauma. E da quel momento vivi questa vita così. Quanti anni hai? 46, sì. 46 anni. Ma hai provato, Antonio, ma hai provato in qualche modo a farti aiutare per riuscire a venire fuori da questo problema? È proprio nel farmi aiutare che mi sono malato. In che senso? Nel senso che ho frequentato 4 anni al SIM, però è andata male, molto male. Ma non è una cosa grave. Ma non vorresti lavorare, avere una famiglia tua? Sì. Beh, la famiglia non penso, però a lavorare, almeno a accontentarsi. Come vivi? Con che soldi vivi? Io... Prendi una pensione? No, mi aiutano. Chi ti aiuta? Io non ho preso ancora una pensione, Antonio. Chi ti aiuta? Mia madre. La madre ti aiuta? Mia madre. Ti auguriamo di stare meglio. Con la speranza di non trovarti anche a te, Antonio. Grazie. Vorrei leggere, però leggo male. Il cervello è meglio che non legge. Da dove vieni tu invece? Io devo venire in Romania. Dalla Romania? Sì. Dormi qui al Petruzzelli? Sì. Sono venuti a dire che te ne devi andare di qua. Ma non parli italiano, non ti capisco. Se non parli italiano, non ti capisco. Stanotte dormirei qua. Sì, io dormirei a proprio un anno. Ma dormi proprio qui dove stai adesso? Sì. Fare pulito, fare tutti, non preoccupare un compulsore nessuno nella sera.